Piazza di Spagna e Trinità dei Monti. Superbo fondale di Via dei Condotti, Piazza di Spagna è indubbiamente una delle piazze più famose al mondo e una delle immagini più celebri e rappresentative di Roma. È uno degli spazi urbani più scenografici della Roma barocca e tra le mete irrinunciabili del turismo mondiale. Lunga circa 270 metri, si restringe nel centro assumendo la forma di due triangoli uniti al vertice che le danno l'aspetto di ali di una farfalla. Polo turistico fin dal XVI secolo, quando attraverso la vicina Porta del Popolo artisti e letterati confluivano qui da nord e qui trovavano sistemazione nei numerosi alberghi, locande ed eleganti edifici residenziali, al punto che per un certo periodo la piazza venne soprannominata la Piazza degli Stranieri. Assunse l'aspetto attuale soprattutto tra il 6 e il 700. Ecco in una incisione di Giuseppe Vasi come appariva in quel periodo. Nella mappa puoi facilmente individuare nell'ordine numerico 1. Piazza di Porta alla Santissima Trinità dei Monti, 2. Palazzo di Propaganda Fide, 3. Palazzo di Spagna, 4. Fontana della Barcaccia, 5. Campanile di Sant'Andrea delle Fratte. Inizialmente intitolata alla Trinità, la piazza prende il nome di Piazza di Spagna nel XVII secolo, quando l'intera area viene considerata territorio facente parte dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Ma fino ai primi del 1500, l'area su cui più tardi sarà edificata la chiesa era un enorme vigneto, donato dal re di Francia Carlo VIII a un ordine di frati. Tutta la zona della Trinità dei Monti era sempre stata, già dal XVI secolo, un'area di influenza francese e nel XIX secolo fu trasferita poco lontano da qui, a Villa Medici, anche l'Accademia di Francia. Intorno ai primi del Cinquecento, dunque, su progetto di Carlo Maderno, iniziò la costruzione della chiesa francescana di Trinità dei Monti, consacrata poi da Sisto V nel 1587, che ne fece il punto di partenza della Via Felice, poi divenuta Via Sistina, rettilineo che conduceva i pellegrini alla Basilica di Santa Maria Maggiore. All'interno, la bellissima deposizione di Cristo e tutto il ciclo di affreschi di stile manierista in una delle prime cappelle sono opera di Daniele da Volterra, un discepolo di Michelangelo, che dopo la morte del maestro venne soprannominato Braghettone. A lui, infatti, era stato affidato il compito di ricoprire con delle braghe le nudità del giudizio universale nella Cappella Sistina. Ma è la monumentale scalinata centrale l'elemento caratterizzante e dominante di questo scenario spettacolare. Finché non ci furono i fondi necessari per realizzarla, garantiti da un lascito testamentario nel 1660 del diplomatico francese Stefano Gouffier, e non furono risolte le diatribe sulla proprietà del terreno, il collegamento era costituito da una coppia di sentieri che scendevano fra gli alberi. La scalinata attuale, oltre ad offrire finalmente una soluzione al notevole dislivello, doveva celebrare la pace tra Francia e Spagna, collegando Piazza di Spagna alla chiesa francese. Fu realizzata da Francesco de Sanctis nel 1723-26, per volere di Innocenzo XIII, e fu inaugurata da Papa Benedetto XIII in occasione del giubileo del 1725. Anche i due orologi sulla facciata segnano l'uno l'ora di Roma, l'altro quella di Parigi e la messa celebrata nella chiesa è in lingua francese. L'ardita soluzione architettonica sostituì così le ripide strade alberate preesistenti con una successione di 12 rampe in travertino che sale secondo un andamento sinuoso con in mezzo una terrazza. Gli edifici che la fiancheggiano, anch'essi progettati dal De Sanctis, fanno da cornice come quinte di un palcoscenico. A destra si trova la Casina Rossa, sede della Fondazione Keats Shelley Memorial e della relativa biblioteca. La costruzione di fronte ospita invece il Babington's, la prima sala da tè della città. La scalinata rivela tutto il suo fascino in primavera, quando viene ricoperta da azalee variopinte, una tradizione che prosegue ininterrotta dal 1951. Alla base dei gradini si trova la Fontana della Barcaccia, realizzata in ricordo dell'alluvione del Tevere del 1598. È opera del 1629 di Pietro Bernini, che si avvalse dell'aiuto del figlio Gian Lorenzo, poi autore della celebre Piazza San Pietro. Voluta da Urbano VIII, arricchita infatti con api e sole che ricordano i simboli araldici del pontefice,
raffigura una barca semisommersa che perde acqua, sul punto di naufragare. Attraverso questa immagine, e grazie anche alla scelta di situarla leggermente sotto il livello del suolo, risolse il problema dell'insufficiente pressione dell'acqua, che non avrebbe permesso uno zampillo più alto. Al centro della piazza è l'obelisco Sallustiano, l'ultimo fatto innalzare dalla Roma dei Papi e punto di convergenza di diverse strade. Imitazione romana degli obelischi egizi, risale all'epoca imperiale e venne qui collocato come elemento di raccordo tra la chiesa e la scalinata da Papa Pio VI verso la fine del XVIII secolo. I geroglifici vennero scolpiti imitando quelli dell'obelisco di Piazza del Popolo. All'angolo formato dalla convergenza di Via Sistina e Via Gregoriana è Palazzetto Zuccari, progettato da Federico Zuccari e noto con l'appellativo di Casa dei Mostri, perché le finestre ai lati sono modellate a bocca di mostri. Venne abitato dalla regina di Polonia Maria Sobieski. Nella parte della piazza rivolta sud est si erge la colonna dell'Immacolata Concezione, oltre la colonna il palazzo di Propaganda Fide. Dalla parte opposta della piazza, a partire dal triangolo nord-ovest, si sviluppa la lunga e rettilinea direttrice di Via del Babuino, dal nome della statua a lato della chiesa di Sant'Anastasio, tracciata tra il 1525 e il 1543 e da sempre si è considerata la Via degli Antiquari. Parallelamente si percorre Via Margutta, tra le più caratteristiche strade di Roma, tuttora, ma soprattutto durante gli anni 60, sede di botteghe e di studi di famosi artisti. Da Piazza di Spagna si snodano le strade più conosciute e più eleganti della città, come Via Condotti, famosa in tutto il mondo per la presenza di numerose boutique di moda italiana.